tentare di uscire da una fase interlocutoria e iniziare davvero a provare a tracciare un disegno di quella che sarà la città di domani, così come immaginata, a partire dai valori e dal patrimonio di valori che caratterizzano il centro-sinistra. Questo mi pare il passaggio fondamentale di questo momento, di questa fase, l'aver davvero preso atto che c'è un patrimonio, un patrimonio di valori, delle coordinate entro cui muoversi, che costituiscono l'originalità, la specificità del centro-sinistra e gli offrono la possibilità di pensare davvero per domani, per un domani, un progetto di cuneo rinnovata e pronta ad affrontare le sfide del nuovo decennio. Come si svolgeranno questi tavoli e quali sono i tempi? Tempi molto stretti, vogliamo arrivare entro fine gennaio, inizio febbraio ad aver tracciato, laddove si riuscirà, un programma comune, un programma articolato che faccia parte appunto di un disegno complessivo. Partiranno penso già la settimana prossima, intendiamo avviarli con un momento pubblico in cui indicheremo quali sono gli argomenti, quali le tematiche, quali le linee entro cui vogliamo muoverci.